Buonasera, per chi vuole firmare questa petizione sulla trasparenza delle nuove esequie pontificie, voi sapete, se non lo sapete, c'è anche il video del dottor Cionci allegato che improvvisamente sono state cambiate le regole, per cui praticamente una volta che il Papa è morto, o dovrebbe essere morto, non sarebbe più esposto per 3 giorni come in passato. E quindi si andrebbe un po' sulla fiducia, no? Quindi, siccome la cosa è almeno sospetta, e noi vogliamo che sia fatta chiarezza anche su questo punto, se si firma questa petizione si dà una mano all'Andrea Cionci per fare in modo che le firme, ho firmato poco fa e sono la 1442esima persona che firma. Perché non si capisce la necessità di non esporre il Papa, esporre una bara chiusa e probabilmente ecco, parlare di bare chiuse senza sapere che c'è dentro ci rimanda ad altri ricordi non belli. Quindi ecco, almeno avere la certezza su chi c'è nella bara, tolto il fatto che c'è sempre il problema della legittimazione, o meglio, della mancata legittimazione di Bergoglio. Fate vobis. Ah, scusate, tolto il fatto che comunque qualora non si procedesse con un conclave legittimo per eleggere il successore di Papa Benedetto, perché quello è stato l'ultimo Papa valido, in ogni caso cioè la firma di questa petizione non è una quiescenza rispetto al fatto che Bergoglio è il successore, è un problema in più. Rispetto al fatto che va accertato se Bergoglio è successore. Per molti di noi non lo è, per una questione di diritto canonico, sulla quale non torno perché chi è su questo canale sicuramente l'ha già seguita. Ma in ogni caso, questa petizione non serve a legittimare la posizione di un presunto antipapa, ma serve perché se pezzo dopo pezzo si piccona tutto ciò che sono le regole. E si creano nuove abitudini, peraltro su iniziativa di un antipapa, voi capite che l'abisso è sempre più vicino.